Buonasera a tutti, anzi buonasera a tutte e buonasera a tutti per essere intervenuti alla conferenza stampa di presentazione della tappa del Giro di Sicilia che avverrà a Termini Imerese. Quindi diciamo questa riguarda soltanto la presentazione della parte ternitana della parte del Giro di Sicilia. E mi tocca fare i ringraziamenti ai presenti, mentre quelli istituzionali verranno resi dal sindaco. Parleremo del percorso della tappa su Termini Imerese. Parleremo anche del perché Termini Imerese è stata nuovamente preferita e prescelta come sede in questa volta di arrivo di una tappa del Giro di Sicilia, della storia del Giro di Sicilia, e quindi in maniera tale da rendere edotta la nostra cittadinanza, la comunità termitana e stimolare la partecipazione a quella che noi vogliamo che sia una grande festa dello sport, una grande festa della città di Termini Imerese, proprio per il privilegio di poter ospitare una tappa di arrivo da questo punto di vista. Quindi veramente grazie, grazie alla vicepresidente del Consiglio Comunale, grazie al consigliere Di Maio, grazie alla consigliera Arrigo, grazie all'assessore consigliere Enrico Corpora, che sono le parti che voi non vedete, mentre gli altri siamo qui da questa parte. Anche questa conferenza stampa è nei meravigliosi locali di Santissima Maria della Misericordia, annessa al nostro Museo Civico, e quindi abbiamo il grande privilegio di Termini Imerese di ospitare, diciamo, gli eventi comunali in una sala che probabilmente non ha nessuno in questa magnificenza. E per l'organizzazione ringraziamo il direttore del museo Fabio Lobono. Grazie anche a Teletermini che sta facendo la copertura giornalistica, quindi la diretta, e renderà possibile seguire anche da lontano, anche da remoto, da casa, in assoluta comodità, questa nostra conferenza stampa. Detto questo, proprio per evitare accavallamenti, per evitare diciamo anche duplicazioni, ci sarà uno spazio ovviamente alle domande successive, qualora non saremo stati esaustivi nella presentazione della tappa del Giro di Sicilia Termitana, diciamo poi passeremo alla parte delle domande e eventualmente da parte delle associazioni sportive presenti, dalle istituzioni scolastiche presenti. Grazie anche all'Arma dei Carabinieri per la presenza e la sensibilità che ancora una volta, non questa volta, ma ancora una volta, sta dimostrando nei confronti della comunità e dei grandi eventi che la riguardano. Io adesso cedo la parola al sindaco di Termini Imerese per i saluti. Vabbè, non devo dire cosa devi dire tu, dillo tu. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, esatto, un applauso ci sta al bravo presentatore. Buon pomeriggio a tutti. Siamo felici oggi di essere qua ed è una conferenza stampa che abbiamo fortemente voluto non soltanto come momento di incontro e di condivisione, ma soprattutto come momento di informazione alla città, anche se la città sa assolutamente che giorno 13 aprile, giovedì prossimo, Termini Imerese ospiterà per la terza volta il Giro di Sicilia. Questa volta lo fa come tappa di arrivo, Termini Imerese. Di Piazza Duomo. L'anno scorso siamo stati, diciamo, tappa di passaggio e infine quest'anno veramente siamo stati onorati. Siamo stati onorati, lo diciamo con orgoglio. La nostra città è stata scelta nuovamente questa volta come tappa di arrivo ed è, correggimi se sbaglio, tra l'altro è la sola città interessata dalla provincia di Palermo. Tappa di arrivo che, come vi dicevo, sono stata alla conferenza stampa alla presenza della Regione Siciliana, che ci inorgoglisce, che fa sì che Termini Imerese ancora una volta possa mostrare e raccontare le sue bellezze, perché poi il Giro di Sicilia, oltre ad essere chiaramente un grandissimo, uno spettacolare evento sportivo, è un evento, come ho detto l'altra volta, che veramente come pochi riesce a raccontare le bellezze della città e delle città che attraversa. Che sono tappa di questo meraviglioso evento in maniera unica, in maniera assolutamente particolare, con riprese non soltanto dall'alto, con riprese veramente in movimento. E già quando siamo stati tappa di arrivo, ma anche l'anno scorso abbiamo visto in diretta, lo hanno visto veramente in tantissimi, le immagini straordinarie della nostra città. Mi preme ringraziare, oltre che chiaramente la presenza della Regione Siciliana, ovviamente che diciamo, a parte RCS Sport e l'organizzazione, ma ovviamente la presenza della Regione Siciliana e gli assessorati, l'assessorato al turismo,
l'assessorato alle infrastrutture. Devo dire c'è stato un grande gioco di squadra perché quest'anno un po' in ritardo, la macchina organizzativa diciamo è partita un po' in ritardo, noi lo abbiamo saputo veramente poco tempo fa perché RCS Sport chiaramente si è mossa anche un po' leggermente in ritardo, ma sono veramente straordinari nell'organizzazione e c'è stata una grande tempestività di risposta da parte degli assessorati regionali che si sono messi subito diciamo in contatto con i comuni. E in pochissimo si è realizzato, lo avete visto, le strade che interesseranno il giro, lo diciamo, il percorso poi lo ricorderà l'assessore Castellana perché chiaramente il percorso è stato condiviso con l'amministrazione comunale, era stato individuato prima un percorso, il percorso era lo stesso diciamo di quello già attraversato l'anno scorso, lungomare Cristoforo Colombo Serpentina, abbiamo invece chiesto anche per una diversità di inquadrature di interessare altre parti, richiesta che è stata accolta, quindi il Giro di Sicilia entrerà dall'agglomerato industriale, quindi lungomare Cristoforo Colombo taglierà da via Natoli, viale del Re d'Aragona per poi salire dalla bellissima Serpentina e fare il suo arrivo a Piazza Duomo. Chiaramente, come dicevo, ho ringraziato gli assessorati regionali e la presenza della Regione, ringrazio Giuseppe Di Blasi che è il delegato della Regione Siciliana, Giuseppe che ha collaborato con noi anche per le altre tappe del Giro di Sicilia e continua a farlo, tra l'altro so che ora sei diventato ciclista. Pedala. Mariella dice che pedali e quindi a maggior ragione sei delegato proprio diciamo ad hoc e che dire niente, siamo contenti, io ringrazio soprattutto a parte tutti i presenti già l'ho fatto bene Preti, vedo associazioni di categoria, vedo Beppe Profita, le forze dell'ordine che chiaramente daranno una mano straordinaria perché poi dietro c'è una macchina organizzativa che interessa il comune per quanto riguarda il decoro urbano, per quanto riguarda il semplicemente anche già la sede di Piazza Duomo che sarà quartier generale e quindi illuminotecnica, i nostri uffici comunali, li ringraziamo tutti, il responsabile Maida, il responsabile dell'ambiente Mantia, ovviamente i dirigenti, il comandante della municipale che chiaramente farà con le forze dell'ordine un lavoro non indifferente di viabilità e di sicurezza, le associazioni di protezione civile interessate. Voglio ringraziare soprattutto, consentitemi, io qui lo devo dire, chi in modo assolutamente volontario ci ha aiutato a smontare anche le semplici cose, le fioriere di Piazza Duomo, Giuseppe Vivirito e Giovanni Buscetta, io li devo ringraziare perché sono due cittadini che in modo volontario ci hanno aiutato velocemente nel spostare quello che insieme chiaramente alla manutenzione, insieme diciamo ai nostri uffici a fare veramente in pochissimo tempo qualcosa che diversamente diciamo da soli non avremmo potuto fare per questioni organizzative. Che dire, ringrazio l'ufficio di gabinetto del sindaco Mariella Alderuccio che con Natalino Ferrari si sentono prima di noi e già lei sapeva che Termini Imerese sarebbe stata la prescelta o comunque quantomeno si auspicava, e Roberto Tedesco l'ha detto stampa per il lavoro straordinario non soltanto come ha detto stampa ma perché la manutenzione delle strade la sta seguendo lui come ufficio tecnico insieme chiaramente all'assessore Castellana ha seguito le strade, il consigliere Cumbo, poi Cumbo. E insomma è il nostro fotografo ufficiale del giro che voglio ringraziare, questi giovanissimi che tra l'altro diversi giovani, la cosa bella è questa, diversi giovani saranno anche con noi in sala stampa, quindi veramente stiamo cercando di coinvolgere tutti, dalle scuole, quello che diceva Pippo. Deve essere veramente una grande festa della città, ci auspichiamo la maggiore partecipazione possibile, quindi associazioni sportive, semplici cittadini, associazioni di categoria, quindi commercianti, tutti, veramente tutti, le scuole, i ragazzi, i nostri giovani presenti, che dire, noi ce la metteremo tutta, devo dire. Giuseppe te lo dico che rispetto agli altri anni noto che c'è una grande partecipazione, ma anche io lo vedo negli uffici, lo diciamo questa volta con Mariella Alderuccio, ospitare, continuiamo a ospitare eventi di questo calibro, in questo caso il Giro di Sicilia che ormai veramente sta diventando per noi una piacevolissima tradizione, continuare a ospitarli ha messo in moto poi una macchina volenterosa, una macchina che si spende veramente veramente tanto
ben oltre i normali orari di lavoro, e questo, per questo diciamo, guardo loro, guardo i dipendenti, guardo chi si sta impegnando quotidianamente. Che dire, io lascio la parola a Gaetano, no, al presentatore, lascio sempre la parola al presentatore. Grazie. Sì, noi abbiamo una sindaco che dice tutto, quindi è complicatissimo. Quindi ci riserviamo gli spazi. No, vabbè. Allora, io prima di Gaetano, che ha il compito proprio davvero tecnico di spiegare la tappa e anche i grandissimi vantaggi che la città di Termini Imerese ha avuto nell'ospitare per 3 anni consecutivi il Giro di Sicilia, perché dobbiamo dire la cosa. Beh, man mano siamo anche molto bravi a stratificare gli interventi che avvengono grazie al Giro di Sicilia. Io penso che la città di Termini Imerese, rivedere anche questa conferenza stampa, potrà, tutti ci conosciamo a Termini, vedrà anche che ci sono persone di colore diverso, o meglio di ideali diversi, seduti a narrare la stessa festa che è il Giro di Sicilia. Questa è una cosa meravigliosa. Significa che di fronte ai grandi eventi, per il bene della città, siamo tutti esattamente dalla stessa parte. Quindi questa è la cosa più bella che possa succedere e ringraziamo davvero, l'hai già fatto tu, l'assessorato regionale allo sport non ci ha fatto mancare il suo sostegno, ma sappiamo che siamo molto ben sponsorizzati, accreditati per il tramite di Giuseppe Di Blasi su questo assessorato. La città si sta avvantaggiando, però io non voglio rubare spazio, soprattutto nell'illustrazione anche delle infrastrutture che lascerei a Gaetano, però anche il racconto di come ci viene facile. Questo non è il primo momento in cui noi interloquiamo con le associazioni e quindi, caro Giuseppe, ci vuoi illustrare un attimo come mai Termini Imerese riesce sempre ad accreditarsi e a avere o una tappa importante di passaggio o essere punto di arrivo o essere punto di partenza? Questo sono il triennio, siamo stati praticamente sempre interessati dal Giro di Sicilia e quindi farci un po' una narrazione di questo. Grazie assessore, sindaco. Ma intanto mi corre l'obbligo portare i saluti dell'assessore Amata, che aveva ricevuto l'invito da parte del Comune di Termini, ma non può essere presente per altri impegni precedentemente assunti. Come nasce il Giro di Sicilia? Nasce da un'idea che è stata portata avanti già dal 2019. Nel 2019, durante una conversazione avuta con l'allora assessore regionale Manlio Messina, si era pensato, quando loro pensavano, di organizzare insieme a RCS Sport, che parliamo della massima società di eventi sportivi presenti in Italia, per capirci il Giro d'Italia. In quel contesto, io che ero presente in assessorato insieme all'allora vice sindaco Licio Follone, abbiamo detto: ma perché non mettere Termini Imerese al centro di questo progetto, di questa possibilità? E allora ne parlammo anche poi a livello locale, con i consiglieri comunali, con la giunta, con l'allora consigliere comunale di opposizione Maria Terranova. Era un desiderio che la città voleva avere, difficile in quel momento da attuare. Poi è nato un buon rapporto con gli organizzatori, è nato un buon rapporto con la città, col territorio, e si era deciso di fare la tappa di partenza a Termini Imerese nell'anno 2020. Purtroppo il Covid non l'ha consentita, ed ecco che nel 2021, quando ci fu chiesto, nel frattempo cambiò l'amministrazione, quando ci fu chiesto: ma ripetiamo il programma che c'eravamo disegnati in quelle conversazioni, la risposta fu subito affermativa, perché sognavamo e sogniamo che Termini Imerese possa avere un ruolo anche importante nell'ambito sportivo provinciale, perché non regionale.
E così nel 2020 siamo stati protagonisti di quella partenza da Termini Imerese, di quella tappa impegnativa che era Termini Imerese Caronia, con una grande festa di sport. Negli anni successivi, 2021, scusate, 2020 è quella che è stata annullata. Negli anni successivi, diciamo che oltre ad una volontà politica c'è stato anche l'amore degli organizzatori verso la nostra città, perché diciamoci la verità, loro si sono innamorati della serpentina, a differenza mia che la evito con la bicicletta e parcheggio la macchina a Termini Bassa per salire a Termini Alta. Loro invece si sono innamorati e sono rimasti estasiati di questa via all'interno della città, in questo polmone verde all'interno della città. E hanno voluto fortemente fare l'arrivo in salita sulla Serpentina, l'arrivo volante, mi sembra che l'hanno chiamato l'anno scorso sulla Serpentina. Non entra in merito a tutti i benefici che la città ha avuto, poi lo farà l'assessore Castellana, ma Termini in tutto questo ha ricevuto non solo lavori pubblici, non solo pubblicità per via delle televisioni, ma anche tantissimi ciclisti che ancora oggi parlano di Termini Imerese e sono sicuro che dopo la tappa di arrivo continueranno a parlare di Termini Imerese e magari a passare dalle nostre vie per venirsi a prendere un gelato. Ed ecco com'è nata poi la tappa di arrivo di quest'anno. È nata da una conversazione amichevole, è nata dalla volontà di chiudere un cerchio sulla nostra città, è nata anche dalla disponibilità dell'amministrazione comunale ad accogliere questa manifestazione e soprattutto è nato perché, e bisogna, sento il dovere di dirlo, assessore sindaco, è nato dalla disponibilità che gli organizzatori hanno trovato negli impiegati comunali del comune di Termini Imerese, perché quando loro si trovano a girare l'Italia e anche il mondo con le tappe di partenza del Giro d'Italia che l'hanno fatta anche all'estero e trovano difficoltà nell'andare a superare i problemi, a Termini non hanno avuto ostacoli, ma hanno avuto possibilità di realizzare tutti i progetti bene, col consenso della gente, con l'amore che la gente sa dare allo sport e ha saputo dare al ciclismo. E così diventa tutto più semplice. Io dal canto mio sono orgoglioso e vi ringrazio per quello che stiamo facendo per la città, perché la città viene sempre prima di tutto. E lo sport che già di per sé unisce, deve continuare a unire quel tessuto sociale di Termini Imerese, che si può dividere su tutto, però dinanzi all'amore per Termini Imerese si deve andare a unire. E questo penso che sia una cosa importante che tutti, oggi, domani, soprattutto il giovedì, dobbiamo farlo sapere. Soltanto un desiderio, sindaco. A differenza della tappa di partenza o dell'arrivo volante dello scorso anno, la tappa di arrivo è uno dei momenti più importanti per una gara ciclistica. Per Termini rappresenta una grande vetrina. E oltre ad essere una vetrina è anche un punto di propaganda. Basti pensare che a Termini ci saranno tutti i giornalisti e le testate giornalistiche che seguono lo sport e non solo. Su Termini Imerese ci saranno più di 200 paesi di tutto il mondo collegati per trasmettere l'arrivo e la premiazione del Giro di Sicilia. Io credo che Termini sta avendo un regalo unico da parte della regione siciliana e da parte degli assessori competenti e penso che la città di Termini Imerese deve onorare questo evento, deve applaudire questo evento, si deve trovare per un giorno unita a dire e a manifestare l'importanza di quello che sta accadendo a
a Termini Imerese, perché sennò abbiamo capito poco di quello che sta succedendo. Troveremo tutti i più grandi e importanti ciclisti in questo momento che sono in Sicilia, nella nostra città, e perché no iniziare a sognare il Giro d'Italia, un passaggio del Giro d'Italia da Termini Imerese. Ma questo avviene solo se Termini saprà essere all'altezza, e non dipende dal singolo individuo, dipende da tutti. Dipende dai volontari, dipende dalle associazioni sportive, dipende dalle forze dell'ordine, dipende dall'amministrazione, dipende dalla regione siciliana, dipende da tutte le forze in campo, che ognuno di noi deve fare il proprio dovere affinché questa giornata diventa la giornata più bella della storia sportiva della nostra città. Già alle 10, anzi alle 9:30, ci saranno gli schermi giganti in Piazza Duomo, che trasmetteranno con lo speaker tutta la manifestazione dalla partenza all'arrivo, quindi non c'è bisogno di vederla sullo smartphone, la gara, o sulla televisione. Facciamo fare l'audience di ascolto, si dice così, giusto, perché le parole inglesi non mi piacciono. Tutto questo audience facciamolo fare alle persone che non sono di Termini. Noi andiamo a festeggiare questa manifestazione tutti insieme in Piazza Duomo. Se lo meritano i ciclisti, se lo meritano le organizzazioni, ce lo meritiamo tutti noi. Grazie, grazie, grazie. Ci ha dato una bellissima idea, e io chiamo Mariella Alderuccio e Roberto Tedesco per un saluto, che è anche un ringraziamento nostro nei vostri confronti. Quindi vi prego di raggiungerci. No, lo dovete fare. C'è una rappresentanza qualificata, sicuramente. Anche perché, assessore, io ho sempre parlato con Mariella e Roberto, e ci siamo confrontati sul Giro di Sicilia sempre fuori dall'orario di lavoro. Quindi ci siamo sempre visti la sera per affrontare l'argomento, per vedere quello che dovevamo fare per realizzare questo sogno, che era la tappa di arrivo del Giro di Sicilia. E quindi è giusto darne atto, insieme naturalmente a tutti gli altri che si stanno veramente impegnando tanto. Loro non conoscono sosta, soprattutto già normalmente per i pesi che ci sono quotidiani, ma veramente in questo periodo il grazie è quello della città di Termini Imerese, dell'amministrazione comunale e di tutti noi. Bravo presentatore, vi dà la parola. No, io ringrazio tutti, per me è stata una grande, grande emozione, perché sono appassionata di ciclismo, vado in bici, è stata un'emozione grandissima poterlo ospitare. Ringrazio l'amministrazione che ha accolto questa cosa, Peppe che si è impegnato tantissimo e ci ha dato il supporto, da soli non abbiamo potuto fare niente. Ci ha messo soltanto l'entusiasmo, però la forza siete voi, quindi non è soltanto l'entusiasmo, è la volontà. Roberto invece ha fatto veramente tanto, perché oltre a partecipare come tecnico, ha fatto la relazione su tutta quella che è la storia di Termini, i monumenti più importanti. Io soltanto, l'unica cosa che ho fatto un copia e incolla in The Translate e l'ho tradotto in inglese. Basta, io ho fatto soltanto questo. Io vi ringrazio, essendo io, come tutti sanno, un grande sportivo, soprattutto il ciclismo, mi è venuto veramente molto semplice aderire a questa iniziativa. Grazie. Allora, ci sono due momenti dell'anno, visto che ormai è diventato un appuntamento, diciamo, consueto a Termini, quello del Giro di Sicilia, che speriamo un giorno possa essere anche il Giro d'Italia, nel senso che il passaggio del Giro d'Italia ci veda premiare il nostro territorio, in cui l'assessore allo sport smette di essere l'assessore allo sport, perché l'assessore Castellana lo diventa nei fatti. Questi due momenti dell'anno, quindi io mi rassegno, mi metto un po' nell'ombra, perché la passione lo spinge in questa direzione, e sono il ciclismo col Giro di Sicilia e naturalmente la Targa Florio. Quando sarà il momento della Targa Florio faremo più o meno la stessa introduzione. Oggi invece il mio è un ringraziamento, perché in realtà il bello di questa giunta è anche questo, no? La complementarietà, il fatto che comunque nessuno
ognuno segue quelle che sono le proprie passioni, perché chiaramente dalla passione ne viene fuori un lavoro ancora migliore. Quindi la mia era anche volerti attribuire quello che sono dei meriti importanti per come stai seguendo il Giro di Sicilia, per come mi hai messo da parte, però l'hai fatto benissimo. Quindi da questo punto di vista, guarda, ti riconosco la leadership da questo punto, e mi sono ricavato questo ruolo di bravo presentatore. Buonasera a tutti, grazie per l'introduzione fatta da Pippo, grazie al sindaco, grazie a Giuseppe accanto a me. Ovviamente nei ringraziamenti in primis metto ovviamente i nostri collaboratori che sono i dipendenti e la loro dedizione, perché oltre al nostro impegno ovviamente ci vuole il loro impegno e la loro dedizione, che va oltre solitamente anche, come dire, al mero orario d'ufficio o ai meri impegni d'ufficio. La questione della parte organizzativa ovviamente che è anche una parte di impegno fisico. Abbiamo per il terzo anno consecutivo ricevuto un grande supporto da parte dell'assessorato alle infrastrutture. Come dire, cambiano gli assessori, cambiano i dirigenti generali, ma per fortuna si mantiene questo grosso spirito di collaborazione tra tutti i soggetti in campo. Anche quest'anno, proponendo in maniera, così come diceva il sindaco, qualche piccola variante al percorso immaginato dagli organizzatori di RCS Sport, siamo riusciti anche ad ottenere quel beneficio che negli altri anni abbiamo anche ottenuto sulla viabilità comunale. Gli impegni ovviamente economici fatti con delibera della giunta di governo regionale ci supportano in questo senso. La possibilità da parte del Genio Civile di trovare imprese capaci di affrontare interventi in breve tempo e con ottimi risultati. La tappa, dico, è sostanzialmente una buona parte, almeno per il percorso all'interno del territorio comunale, è simile a quello dello scorso anno, e questo mi fa anche pensare alla benevolenza di RCS, nel senso che lo scorso anno la proposta di andare su la zona industriale, che sembrava un po' una follia per la interruzione dovuta a frana dell'SS113, ci ha permesso intanto ovviamente di ottenere, sempre con la partecipazione della regione, un'importante messa in sicurezza della viabilità della zona industriale. Quest'anno, vi dico con molta sincerità, nel momento in cui si è parlato del percorso, Natalino Ferrari mi disse, io ho chiesto, ma quindi prevedete di tornare sulla statale? Ho detto assolutamente no. Il percorso che abbiamo fatto l'anno scorso e l'approccio alla città dal lato del mare lo riteniamo assolutamente importante in termini anche di riprese televisive, di immagini, quindi questo ovviamente ci fa ancora più piacere. Ovviamente la cornice della serpentina, che è un unicum nel suo genere, per cui in realtà la tappa, che ha una percorrenza di 150 km partendo da Enna, quindi è una tappa che si può considerare anche abbastanza veloce, nell'ultimo tratto, che è quello della zona industriale, dell'accesso dalla zona bassa della città, troverà l'ultimo chilometro in questa sorta di sprint in salita che loro ritengono molto importante, e ovviamente poi lo sbocco finale su Piazza Duomo. Quindi Piazza Duomo che abbiamo chiesto, e anche qui siamo stati accontentati, di poter ripavimentare, quindi diamo anche una immagine nelle riprese televisive che sia la più, come dire, ordinata possibile, insieme ovviamente a tutto lo sforzo messo in campo dagli uffici, e poi metteranno in campo anche i volontari e le forze dell'ordine nella riuscita dell'evento. È una bellissima vetrina, non c'è dubbio, riusciamo
come dire, per il terzo anno appunto ad essere vetrina internazionale. Vi chiedo, ovviamente, visto che siamo in una ripresa televisiva, come avete fatto, come abbiamo fatto tutti quanti i cittadini di Termini, quel minimo, come dire, di sacrificio legato agli spostamenti, perché ovviamente la chiusura c'è già. L'ordinanza emessa quest'oggi dal comando della Polizia Municipale che riguarderà la chiusura del lungomare Cristoforo Colombo, la ovviamente chiusura, quindi le zone di rimozione nel tratto del percorso che va attraverso via Derrida Aragona all'imbocco della Serpentina e la zona ovviamente tutta attorno a Piazza Duomo e parte del Via del Belvedere, perché ovviamente su Via Iannelli sarà il compound delle TV, quindi la sera prima, quindi il mercoledì, prenderanno posizione diversi mezzi anche abbastanza grandi. Poi la parte del Belvedere sarà per le squadre. O meglio, per le ammiraglie delle squadre, sarà punto di arrivo ovviamente per lasciare lo spazio libero ai ciclisti nell'ultimo tratto, così come il secondo tratto del lungomare sarà riservato ai mezzi delle squadre, quindi sarà una grande festa anche in termini di colori, di presenze, perché anche le squadre, i mezzi delle squadre con i loro colori così molto accattivanti, molto variegati, faranno ecco, molta scena. E quindi l'augurio è anche che i nostri concittadini comprendano qualche e facciano qualche sacrificio in più, però ovviamente sicuramente ne varrà la pena. Accoglieremo sicuramente tantissimi appassionati che verranno dall'intera provincia, appunto è l'unico comune dove c'è parte di tappa, gli altri saranno attraversamenti, diciamo, tra i comuni di Geraci, Castelbuono, Cefalù, e quindi poi sul lungomare da Cefalù sulla statale fino a Termini. Quindi l'augurio appunto che sia una grande festa per tutti e ancora un ringraziamento a tutti per l'impegno che ancora dovremo mettere fino alla fine dell'evento. Grazie a tutti. Quello che ho detto poco fa, me lo ricordava Peppe poc'anzi, ma già l'avevo detto, che anche in termini di coinvolgimento dei nostri giovani, lo ricordiamo, RCS ospiterà tantissimi nostri giovani e qui vedo il nome, mi devi ricordare. Paola, il nostro fotografo, sono tutti giovanissimi accreditati dal Giro di Sicilia, chi in sala stampa, chi come fotografo ufficiale chiaramente del comune. Sì, e come dicevo poco fa, la sede comunale sarà quartier generale, quindi lì ci sarà la sala stampa, tutto il piano sarà destinato, questa è stata una volontà ferma dell'amministrazione comunale di avere proprio Piazza Duomo e quindi il Palazzo Comunale, presidio della Targa Flori, sì, della Targa Flori, presidio del Giro di Sicilia, e li ospiteremo veramente con grande piacere. Poi devo dire, RCS è in grado di trasformare tutto. Io, quando c'è stata la tappa di arrivo, sono rimasta allucinata anche per l'organizzazione, per i tempi. Sono veramente in grado, l'organizzazione è spaventosa. Esatto, sì, che diciamo qualcuno ha apprezzato, anche dei presenti, devo dire, veramente è incredibile. Quindi che dire, ci auguriamo e possiamo veramente chiudere che tutta la città risponda positivamente, però ognuno di noi deve fare la nostra parte, cioè parliamo con quante più persone possibili, diffondiamo attività commerciali, tutti, categorie, associazioni di categorie, scuole, assolutamente, giovani, cittadini. Secondo me questa è una bella, ora la diciamo questa perché abbiamo partorito ora un'idea così, dicevamo, è veramente tutti per questa grande festa che vedrà protagonista Termini Imerese il prossimo 13 aprile. Stavamo dicendo, questa non la facciamo come promessa ma la lanciamo qui, stavamo dicendo, volevamo colorare, diciamo così, la, e
e potrebbe essere un'idea, la sera prima, perché lo dobbiamo fare la sera prima, Piazza Duomo, vediamo il muro con i colori del Giro di Sicilia. Secondo me potrebbe essere già tanto, perché la sera prima ci saranno le televisioni già qui, ci sarà l'organizzazione, proveremo a illuminare Piazza Duomo in maniera artistica, chiaramente con l'aiuto di chi già ci aiuta spesso quando decidiamo di fare queste operazioni illuminotecniche. Penso sia una buona, una bella cosa già la sera prima, quella di illuminare Piazza Duomo e lanciare così, anche farlo con la comunicazione, e lanciare poi la comunicazione per l'indomani. Che dire, vi aspettiamo, io ripasso la parola al presentatore. No, basta. Basta, grazie veramente a tutti per essere stati qui, Arma dei Carabinieri, vedo presente, tutti, veramente tutti, le associazioni ciclistiche, vabbè, ma qua li abbiamo già elencati, ci vediamo giovedì, se c'è qualche volontario che vuole aiutarci a piantare ora le piantine nelle fioriere, noi siamo aperti a tutti, chi vuole collaborare, ci sbracciamo, perché renderemo la nostra città assolutamente... come? Già c'è una volontaria, ora ne parliamo subito dopo, appena chiudiamo a prezzo, scrivi volontari, grande, no lo faremo, grande festa di piazza, vi aspettiamo giovedì 13 aprile per il giro, la tappa del Giro di Sicilia, Enna Termini Imerese, grazie. Buonasera a tutti.